Buonasera a tutti, amici. Quest'oggi incontriamo il professor Guido Palmerini, ricercatore del laboratorio CEPAM dell'Università Côte d'Azur di Nizza. Sta svolgendo Guido Palmerini delle ricerche archeologiche sull'arte rupestre nell'Appennino abruzzese. Oggi ci presenterà un primo risultato di questa ricerca, che tra le altre cose è diciamo patrocinata anche dal Parco della Maiella, e ci presenterà appunto i primi risultati di questo lavoro. Noi in provincia di Pescara, ma in tutto l'Abruzzo, siamo particolarmente ricchi e forse non lo sappiamo, e alla fine della sua presentazione ne sapremo qualcosa in più, sicuramente, e scopriremo cose che forse molti di noi non immaginano di avere a pochi passi. Ci accompagneranno in questa serata, come al solito, il padrone di casa, Massimo Palladini, presidente della sezione Italia Nostra di Pescara, e architetto Alessandro Sonsini, nostro amico da sempre, che è già professore associato di architettura a Pescara. Che ha svolto un'infinità di attività didattiche, che organizza mostre e convegni ed eventi, che è ideatore e conduttore del format televisivo Talenti e Territori, che quando può dipinge pure. Insomma, un esperto di territorio e un conoscitore del nostro territorio. E che sarà l'interlocutore privilegiato insieme a Massimo al termine della presentazione che Guido Palmerini farà. Come al solito, vi ricordo che sulla vostra destra avete lo spazio riservato alle chat e che potrete utilizzare per porre quesiti, per porre domande. E io provvederò a raccoglierle e a girarle a chi di dovere. Va bene? Penso di non dover dire altro. Quindi passo senz'altro la parola a Massimo Palladini. Prego, Massimo. Buonasera a tutti, grazie Claudio per la tua ormai tradizionale ma sempre più precisa introduzione ai lavori. Ringrazio il professor Palmerini che ci parlerà di una cosa della quale, insomma, che completa ed integra il nostro interesse per la Media Val Pescara e per la nostra Maiella Madre, che spesso, insomma, ce ne siamo occupati insieme ad amici che della zona, ma anche con iniziative nostre. Ricordo il nostro interesse, la nostra promozione del recupero dell'eremo di Santo Spirito, ma poi la grande battaglia ancora in corso di un episodio di archeologia industriale che è poi l'ex Montecatini di Piano d'Orta, che potrebbe anzi essere nei nostri auspici. È il terminale di un sistema, come devo dire, di turismo culturale che abbracci la nostra Maiella. Abbiamo parlato anche del bacino minerario e quindi diciamo di quest'altra faccia dell'archeologia industriale che oggi è indagata da appassionati, da speleologi, da archeologi, da amatori della montagna che ce ne svelano sempre risvolti maggiori. Ricordo en passant che uno dei pezzi più prestigiosi del Museo Archeologico di Chieti è proprio il panetto di asfalto, no, con
la GRIF firmato che sta a testimoniare come è una attestazione di qualità dell'asfalto che veniva portato a Roma, dove ci costruivano la Roma imperiale già a quei tempi. Ecco, per dire, noi siamo in questo solco, ma Guido ci adesso, come diceva Claudio, ci apre un'altra pagina di questo grande libro che è La nostra montagna, e non solo, perché lui naturalmente ce la inquadra e la sta studiando in maniera sistematica sull'intero Appennino centrale, e la pagina dell'arte rupestre, che non la faccio lunga, ma insomma ci interroga su chi siamo, chi eravamo prima ancora che i nostri padri combattessero e poi fossero soggiogati e poi infine integrati dai romani. Insomma, c'era un modo di abitare queste montagne, e queste vestigia sono molto più rilevanti di quanto solitamente noi, insomma, sappiamo. È il momento quindi di saperne di più, e abbiamo interpellato, e lo ringraziamo, uno dei maggiori esperti in questo campo, Sandro Sonsini, che Sarmiento e Claudio abbia ben presentato. Ci accompagna non solo per la grande amicizia che ci lega come associazione e come persone, ma anche perché alla fine, diciamo, di tutte queste attività appunto che Claudio elencava adesso, non quando capita ma a tempo pieno, fa il pittore, e quindi insomma l'ultimo arrivato che si ricollega ai pittori, ai primi pittori, sempre di provenienza valligiana e montana, perché anche Claudio poi ha delle ascendenze di quelle parti, quindi c'è una doppia ragione, cioè un disciplinare e affettiva, che ce l'ha fatto interpellare. Se vuoi, adesso finisco a dire due cose sull'associazione, poi se vuoi un saluto Sandro. Dunque, io vi do appuntamento per il 5, dove ci sarà il primo di due incontri dedicati a Pescara. Noi tradizionalmente facciamo il 5 marzo, dicevo, facciamo un report annuale su dove va Pescara, così, nel senso che è un aggiornamento delle principali tendenze, eccetera. Allora, diciamo, grandi novità non ce ne sono, però c'è la ripresa e lo sviluppo di alcuni grandi temi, e vi diremo come vanno. Per la verità, questo sulle opere pubbliche sarà oggetto di un incontro successivo. Il primo incontro invece faremo un focus sulla sostituzione edilizia, che è sempre più evidente e vistosa in parti pregiate del tessuto urbano. Quindi ci sono questi due aspetti: la questione, diciamo, dell'attività edilizia, della normazione dell'attività privata, che è particolarmente preoccupante in questo periodo, diciamo, di deregulation, e poi ci sarà quello delle opere pubbliche. Poi le altre iniziative di marzo ve le diremo di volta in volta, e io quindi mi fermerei qui. Dopo questa sessione, diciamo, aperta, proseguiremo con un altro collegamento per la assemblea, diciamo, di mezzo anno per l'approvazione del bilancio, eccetera, dell'associazione. Quindi prego tutti soci, diciamo, che ci stanno ascoltando, di attendere alla fine della nostra conferenza per fare poi, diciamo, un rito democratico, che è quello dell'assemblea. Io mi fermo qui, ci risentiamo dopo la relazione. A te, Sandro, se vuoi un piccolo saluto. Volevo semplicemente, ecco, appunto, salutare tutti, in particolare Guido Palmerini, che conosco questa sera e che si è avventurato su questa ricerca che io trovo molto molto intrigante. Un saluto e un ringraziamento a Massimo e a Claudio Sarmiento per aver pensato a me. Sono molto curioso di ascoltarlo, quindi non tolgo altro tempo e passo la parola a Guido. Buonasera a tutti, grazie Alessandro, grazie a tutti. Prima di incominciare, anche io vorrei fare i miei saluti e ringraziamenti di rito. Saluto l'amico Claudio Sarmiento, che è stato l'intermediario tra me e l'Associazione Italia Nostra per questo evento che oggi pomeriggio insieme dedichiamo all'arte rupestre dell'Appennino abruzzese, ovviamente, e in particolare alla Maiella.
saluto il padrone di casa, Massimo Palladini, che è il presidente della sede provinciale di Italia Nostra, della sede di Pescara, e l'amico architetto Alessandro Sonzini. Quindi saluto tutti, vi ringrazio per questo invito e vi porto i saluti della mia università. Attualmente sono ricercatore associato del laboratorio CEPAM dell'Università della Costa Azzurra e sono socio ordinario dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria. Vi porto i saluti degli istituti con cui collaboro e ringrazio formalmente il Parco Nazionale della Maiella, che mi dà possibilità ormai da 2 anni di lavorare a questo progetto che portiamo avanti in collaborazione anche con la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo. Procedo subito alla presentazione, sarò brevissimo in maniera tale che gli interessati e chiunque abbia qualche curiosità in merito a questo argomento possa fare domande al termine dell'intervento. Un attimo, e ci siamo. Ecco, certo. Ok. Sì. Share. Ok. Un attimo. Ok. Claudio, mi puoi dare conferma che vedete lo screen della presentazione, per cortesia? Eccolo. Claudio. Ok, eccolo. Perfetto. Perfetto. Quindi questa sera siamo a parlare appunto del progetto che per il secondo anno portiamo avanti in collaborazione col Parco Nazionale della Maiella, a stretto contatto con l'Università Côte d'Azur e il mio Dipartimento di Afferenza, che è il CEPAM, che svolgiamo sul territorio in sincronia con la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggi dell'Abruzzo, che è appunto il Maiella Rock Art Project, che è dedicato alle testimonianze dell'arte rupestre che oggi sopravvivono nell'Appennino centrale, in particolar modo nel massiccio della Maiella e del Morrone. Questo progetto ha ovviamente l'obiettivo principale di ricostruire il complesso fenomeno dell'occupazione umana su questi territori montani attraverso lo studio dell'arte rupestre, e insieme alla mia università, l'Università Côte d'Azur, abbiamo scelto di studiare le emergenze archeologiche d'arte rupestre dell'Appennino centrale, poiché l'Appennino si trova, l'Appennino abruzzese, in particolare la Maiella, che è la seconda vetta più alta dell'intera dorsale appenninica, appunto si trova al centro dell'Adriatico, al centro di una dorsale montuosa che si incunea per oltre 1000 chilometri dal cuore dell'Appennino, dal cuore dell'Europa continentale, per arrivare al centro del Mediterraneo. Abbiamo scelto di studiare la Maiella perché questo territorio detiene un primato di biodiversità tutt'oggi imbattuto. E infatti in questo ambiente così articolato, nei diversi appunto le diverse fasce altimetriche di questo territorio sono state recuperate nel corso degli ultimi 60 anni tra le più importanti testimonianze dell'occupazione umana in questi territori. Nelle diverse fasce altimetriche abbiamo modo di recuperare testimonianze di diverse epoche dell'occupazione umana, a partire dai canyon, a partire dalle forre, quindi dalle grandi incisioni scavate dagli affluenti del Pescara oppure del Sangro o dell'Aventino sulla Maiella orientale, nelle grotte della Montagna Madre oppure negli altipiani d'alta quota, ritroviamo una serie di testimonianze di occupazione antica che risalgono addirittura alcune milioni di anni fa, come nel caso dei resti nei depositi archeologici di Valle Giumentina, che il Dipartimento del CEPAM sta studiando da oltre 10 anni proprio sulla Maiella,
In tutti questi ambienti ritroviamo diverse testimonianze dell'occupazione umana antica su tutte le fasce altimetriche della Maiella, invece, oltre che i reperti mobili, sono state recuperate nel corso dei decenni passati testimonianze d'arte rupestre, ed è proprio di questa particolare emergenza archeologica, di questo particolare fenomeno archeologico che il mio progetto intende occuparsi per ricostruire il complesso fenomeno d'occupazione umana delle terre alte abruzzesi. Se vi state chiedendo ovviamente che cos'è l'arte rupestre, di che si tratta e perché se ne studia, andiamo ad approfondire nelle prossime tavole appunto questi quesiti. L'arte rupestre è ovviamente quell'insieme di immagini dipinte o incise che l'uomo nell'antichità lascia sulle rocce, sulle pareti delle grotte, degli anfratti che frequenta, ed è sostanzialmente un linguaggio non verbale, è una sorta di forma di scrittura ante litteram, ed è uno strumento di comunicazione che registra e trasmette informazioni che sopravvivono per migliaia di anni fino ai nostri giorni, ed è appunto queste che noi studiamo con il Maiella Rock Art Project. È l'arte rupestre da corpo a poteri sovrannaturali, perché l'uomo attraverso dipinti ed incisioni appunto cerca di mediare, di indirizzare, di canalizzare i poteri della natura che via via incomincia a scoprire e incomincia appunto a veicolare nella tarda preistoria. L'arte rupestre sostanzialmente rimpiazza cose reali, uomini e animali, soprattutto pensate alle grandi scene di caccia che so, per esempio dipinte nella grotta Chauvet nella Francia meridionale, ok, addossa e trasferisce influssi magici a soggetti distanti, reali ma distanti dello spazio e del tempo. Sostanzialmente potremmo dire che l'arte rupestre è un'istantanea della vita dei nostri antichi progenitori, e attualmente la studiamo come fenomeno archeologico per tutta una serie di motivi che insieme andiamo a scoprire. Studiare l'arte rupestre è importante perché questo studio permette appunto di ricostruire i sistemi simbolici e religiosi delle comunità del passato, permette di definire meglio le relazioni di genere all'interno delle società antiche. E studiare l'arte rupestre è importante perché permette anche di identificare i confini, i contatti e i cambiamenti culturali che avvengono tra all'interno delle comunità e all'esterno delle comunità, che appunto rappresentano immagini incise o dipinte sulle rocce delle nostre montagne. Studiare l'arte rupestre è anche importante perché ci aiuta a capire le origini dell'arte. Oggi abbiamo, per esempio, l'architetto Alessandro Sonzini, che alla fine di questo intervento potrà sicuramente porre qualche quesito importante, dato che è un artista, sulle origini dell'arte, sul significato dell'arte nella storia del mondo antico, no? Studiare l'arte rupestre ci aiuta anche a identificare alcuni aspetti importanti della nascita della religiosità nelle nostre comunità antiche. Peraltro, studiare l'arte rupestre è uno sforzo utile perché può fornire contributi allo sviluppo economico e culturale di una comunità o di un'intera regione, ed è proprio in questo senso che si stanno maggiormente concentrando gli sforzi del Parco Nazionale della Maiella, che investe per il secondo anno in maniera importante, decisa e convinta proprio sullo studio dei nostri documenti d'arte rupestre. Ci sono due metodi sostanziali per approcciarsi allo studio dell'arte rupestre. Negli ultimi 60 anni in Abruzzo i metodi utilizzati sono sostanzialmente informati, basati sull'approccio dell'antropologia. Infatti gli studi tradizionali in Abruzzo sull'arte rupestre sono studi etnografici che puntano all'analisi simbolica e comparativa e mirano ad interpretare l'arte
del mondo antico, mentre invece sistemi più moderni, soprattutto da 20 anni a questa parte, che rientrano nel campo delle metodologie formali dell'approccio allo studio dell'arte, che sono dell'arte antica, che sono principalmente i metodi dell'archeologia, dell'arte rupestre, puntano a analizzare le superfici dipinte, quindi a sviluppare studi di analisi materiche, cronometriche, anche gli studi a radiocarbonio per le datazioni, che sentiamo sempre nominare quando ascoltiamo studi sull'archeologia, sono approcci di analisi riferibili al metodo formale dello studio dell'arte rupestre. Altri studi di questo che rientrano in questa vasta, in questo vasto approccio di analisi allo studio delle superfici dipinte possono essere appunto la landscape analysis, che è l'archeologia del paesaggio, che mira a valutare i rapporti tra i siti d'arte rupestre e i centri abitati e l'assetto del paesaggio antico circostante ai siti d'arte rupestre, oppure studi moderni e rivoluzionari come l'archeoastronomia e l'archeoacustica. Per il Mayel Rockart Project, ecco, per questo secondo anno ci stiamo concentrando, poi lo vedremo man mano alla fine di questo incontro, proprio sull'applicare dei metodi e degli approcci allo studio dell'arte rupestre tipicamente formali, cercando di integrare i risultati collezionati negli ultimi 60 anni sullo studio dell'arte rupestre, che sono stati principalmente di tipo antropologico ed interpretativo. La storia dell'arte rupestre in Abruzzo è molto singolare. Pensate, ragazzi, che nel 69 il primo studio di un sito d'arte rupestre in Italia appenninica è riferito ad un sito abruzzese. È lo studio del riparo di Pacentro. La professoressa Grifoni Cremonesi, alla fine degli anni 60, pubblica il suo primo studio su un sito d'arte rupestre, ma bisogna aspettare il 1990, quando il professor Priuli, con il suo studio in 3 volumi dedicato alla cultura figurativa preistorica e di tradizione in Italia, si parla di arte preistorica della catena alpina e della dorsale appenninica. In questa sua opera una particolare sezione viene dedicata appunto negli anni 90 proprio ai siti d'arte rupestre che via via si andavano scoprendo in quei siti d'arte rupestre abruzzesi. Bisogna però aspettare il 1998, quando con uno sforzo significativo e tutt'oggi che ha gettato le basi per appunto ricerche come la mia, che tutt'oggi tengono campo sul settore dello studio dell'arte rupestre in Abruzzo, ecco appunto bisogna aspettare lo sforzo della sovrintendenza archeologica dell'Abruzzo nella fine degli anni 90 per avere un quadro generale sul corpus dei siti d'arte rupestre abruzzesi presenti nella nostra regione fino a quel momento. Il progetto Pitture Rupestri, portato avanti appunto dal professor Silvano Agostini, che saluto e ringrazio per la proficua collaborazione che stiamo avendo in questi anni proprio sul territorio, sul campo, per lo studio dell'arte rupestre, già funzionario della sovrintendenza dell'Abruzzo e promotore di questo progetto, appunto, proprio questo progetto negli anni alla fine getta le basi per uno studio sistematico, per un primo censimento e per una prima iniziativa di valorizzazione di questi siti d'arte rupestre abruzzesi. La svolta nello studio dei siti d'arte rupestre della nostra regione avviene praticamente alla metà degli anni 2000, quando una serie di lavori portati avanti dall'amico Tommaso Mattioli, che credo sia in ascolto e che saluto, e dal professor Di Fraia e dal professor Manzi nella Val di Sangro, gettano nuova luce su nuovi settori dell'Abruzzo e dell'Appennino centrale, che continuano a restituire siti d'arte rupestre in questa regione. Bisogna però aspettare il 2015 con un bel convegno sull'arte rupestre dell'età dei metalli
nella penisola italiana per incominciare a parlare dell'arte rupestre abruzzese come di arte schematica. Attualmente vedete in questa cartina dell'Abruzzo i siti noti d'arte rupestre sono principalmente concentrati nei territori dell'area protetta del Parco Nazionale della Maiella e soltanto alcuni sono a margine dell'area protetta, mentre un nutrito gruppo di nuovi siti emerge l'Abruzzo meridionale, proprio nella Val di Sangro, che attualmente sta studiando il professor Tommaso Di Faia, che anche lui saluto. Ho incominciato a studiare diversi anni fa l'arte rupestre proprio con lui, e qui possiamo vedere nella cartina dell'Abruzzo, proprio nella parte meridionale, i risultati delle sue ultime ricerche. Potete vedere che sostanzialmente i siti d'arte rupestre si trovano concentrati nell'area protetta del Parco Nazionale, si tratta di arte schematica, sostanzialmente, dipinta o incisa, principalmente dipinta, e l'arte schematica è collocabile cronologicamente tra il Neolitico e l'età dei metalli, è un'arte che esprime si esprime attraverso delle figure estremamente stilizzate, figure umane che trovano quelle abruzzesi confronti con altre aree del Mediterraneo e dell'Europa continentale. Infatti l'arte schematica, qui in basso l'arte schematica abruzzese oppure della dorsale appenninica, meglio definita, ne vediamo un esempio proprio qui in basso nella tavola a destra, e questa è un antropomorfo cruciforme proveniente dal riparo di Rava Tagliata di Raiano, quindi riparo abruzzese ai margini della Conca Peligna, trova confronti calzanti con l'arte schematica dipinta dell'area provenzale, del Midi francese e del Levante spagnolo, ma allo stesso tempo trova anche confronti calzanti nello stile, nelle intenzioni rappresentative anche con l'arte incisa della Val Camonica. Vedete qui un antropomorfo in alto a destra, un antropomorfo inciso della Val Camonica. Quali sono le caratteristiche peculiari dell'arte schematica dell'Appennino e principalmente dell'arte schematica abruzzese? Intanto i nostri siti sostanzialmente si trovano in posizione dominante, ok, in ambiente appenninico, quindi costanti, corsi fluviali o passi valichi montani, si trovano su terreni spesso impervi. Ecco, avventurarsi in queste forre o salire queste cime è davvero una palestra per chi come me soffre di vertigini. Vedete qui in alto a sinistra due cari amici che saluto, il dottor Mariano Spera, funzionario del parco, a cui vanno i miei ringraziamenti per le nostre escursioni in sopralluoghi, e qui in maglia rossa l'amico Valerio Natarelli, che attualmente sta esplorando e battendo a palmo la Valle dell'Orta, e le sue esplorazioni continuano a dare nuovi frutti interessanti per quanto riguarda anche il rinvenimento e l'attività di censimento dei nuovi siti d'arte rupestre. Vedete i miei amici in questo momento impegnati in questa diapositiva in alto a sinistra in una realizzazione di un rilievo a ricalco delle pitture rupestre, e li vedete che fanno fatica anche a tenersi in piedi in questi siti, che spesso sono delle cenge, ok, dei piccoli zoccoli di calcare a ridosso dell'affioramento di roccia, in cui spesso su pareti verticali si trovano delle figure principalmente rosse, dipinte in rosso oppure disegnate in nero, disegnate all'interno di nicchie in cui si fa fatica anche a stare in piedi. Vedete che questi siti, questo è per esempio il sito, un nuovo sito, un sito inedito scoperto nella Valle dell'Orta, nel comune di San Valentino in Abruzzo Ciderione. Questo è il riparo di Pizzo Corto. Come potete vedere, il terreno è scarso, è pulvirulento, e quindi di solito nei nostri siti
come appunto in questo di San Valentino non troviamo depositi archeologici e quindi resti di occupazioni se non quelle delle pitture, che è difficile proprio appunto, e quindi è proprio difficile mettere in relazione eventuali resti archeologici con le pitture, perché non troviamo resti di vasellame, non troviamo resti di occupazioni antiche, quindi quando si arriva a scoprire un sito d'arte rupestre, di solito ormai questo è privo di giacimenti o depositi archeologici sopravvissuti nel corso del tempo. I nostri siti d'arte rupestre hanno poi una particolare esposizione astrale, alcuni sono illuminati completamente solo in particolari momenti dell'anno, come il caso dell'Anfratto Palmerini di Pesco Sanzonesco, che vedete qui nelle sue diverse situazioni nella diapositiva in basso a sinistra, e spesso presentano all'ingresso delle cavità o nelle loro immediate prossimità rimaneggiamenti e sistemazioni artificiali oppure incisioni, come nel caso della grotta dei Callarelli, dove sono stati realizzati all'ingresso della grotta nel banco roccioso una serie appunto di incavi di Callarelli, quella appunto di piccoli invasi probabilmente per la lavorazione di polveri da sparo o di altri materiali, dato che la Valle dell'Orta ha una lunga continuità di vita e, come diceva Massimo Palladini, è famosa quest'area anche per l'attività estrattiva, per la presenza di miniere, ed ecco probabilmente un'altra caratteristica dei nostri siti d'arte rupestre in Abruzzo è proprio che, soprattutto nella Valle dell'Orta, questi siti sono stati utilizzati e frequentati per un lungo periodo fino ad epoca moderna, e quindi oltre alle pitture rupestri spesso in ocra rossa o comunque in pigmento rosso e le figure a carboncino, spesso troviamo disegni e figure più recenti e sistemazioni artificiali di epoca storica contemporanea. Attualmente i siti noti sono 33 in Abruzzo, in realtà questo è un dato che andrebbe aggiornato, perché dalle nostre ultime attività di censimento i siti risultano essere prossimi a 40. Di questi 33 siti finora meglio noti, 24 insistono nel territorio del Parco Nazionale della Maiella, ovvero circa il 70%. Molti di questi siti, fatta eccezione per quelli documentati dalla sovrintendenza alla fine degli anni 90, attualmente disponiamo di una documentazione incompleta. Quindi su 24 siti che attualmente insistono nei territori del parco, circa 10, quindi circa quasi il 40% di questi siti dispone di una documentazione incompleta. Tutti i siti finora documentati in Abruzzo sono sprovvisti di analisi chimico-fisiche sulle superfici dipinte e non hanno, appunto, non sono stati fatti oggetto di studi di cronometria assoluta, quindi non disponiamo di datazioni a radiocarbonio per le nostre pitture, quindi attualmente non sappiamo e in realtà con certezza non disponiamo di datazioni cronologiche di tipo assoluto. Ho cercato per questo incontro di raggruppare i siti d'arte rupestre all'interno di circoscrizioni o comunque di aree abbastanza definite, e la mia idea era proprio quella appunto di partire dal Fosso delle Feci, dall'eremo di San Bartolomeo, che è famoso appunto per l'eremo e per il riparo dei Pompei scavato dal professor Boschia negli anni 90 insieme in collaborazione con l'Archeo Club di Pescara, dove vennero recuperate tracce di una stazione di caccia dell'epigravettiano finale. Non tutti sanno che nel Fosso delle Feci in diversi ripari sopravvivono resti di pitture rupestri e le figure più importanti sono figure di antropomorfi, quindi di figure di appunto fattezza umana realizzate in carboncino, e tra le più interessanti troviamo gli antropomorfi tifalici AP con il membro in evidenza, e poi soprattutto
tutto una teoria molto longeva e soprattutto molto applicata, praticata nella teoria figurativa, molto praticata nella Maiella, appunto settentrionale, nella Valle dell'Orta, che è quella degli antropomorfi con copricapo ornato, che ritroveremo più avanti. Un altro settore dell'arte rupestre molto importante abbiamo qui principalmente figure rosse che rappresentano appunto una teoria di antropomorfi stilizzati. Qui ci troviamo a Pacentro e questo, vedete, è il primo sito scoperto ormai quasi 60 anni fa e pubblicato proprio dalla professoressa Grifoni Cremonesi. Potete vedere in alto a sinistra una diapositiva della conca di Sulmona, poi torri del centro storico di Pacentro. Subito a destra due prese fotostatiche delle attuali condizioni di conservazione delle pitture e nella parte in basso rilievi a ricalco, o meglio, diapositive storiche di rilievo a ricalco, dove troviamo, possiamo praticamente vedere in un disegno a ricalco le figure rappresentate in questo pannello decorativo. Abbiamo una serie di antropomorfi stilizzati, vedete il corpo centrale ingrossato con le braccia cadenti sui fianchi e con appunto la riproduzione del panneggio, una figura isolata in basso a sinistra e più distaccato in un altro pannello la figura di un grande pesce. Ecco, quello che vorrei segnalare in questo momento per quanto riguarda l'importanza dello studio dell'arte rupestre è anche quella di ricostruire, no, attraverso l'interpretazione delle figure rappresentate, aspetti paleoambientali del territorio che tutt'oggi non si conservano più. E infatti nelle pitture di Pacentro, in un sito che si trova tra i 600 e i 700 metri, trovare una pittura, una figura di zoomorfo o un pesce di queste dimensioni in quella posizione è sicuramente notevole. Torniamo nella Valle dell'Orta. Molti di voi ricorderanno e avranno mai sicuramente sentito parlare della grotta dei Callarelli, che a tutt'oggi archivio il palinsesto più consistente di elementi figurativi dipinti e incisi sulla roccia. Ricordiamo, oltre ai Callarelli di cui parlavamo prima, di epoca contemporanea, una serie di disegni a carboncino e le prime impronte di mano in pigmento nero mai documentate in Sulla Maiella orientale troviamo pitture rupestri anche in questo settore. I siti, come vedete, come avete modo di leggere dalle diapositive, sono siti scoperti anche di recente. Questo è stato scoperto negli anni 90, quello del riparo La Pinetta, da mettere probabilmente in collegamento e in connessione con le occupazioni neolitiche del villaggio Fonti Rossi di Lama appunto dei Peligni. Qui abbiamo una serie di figure dipinte in ocra rossa databili tra il Neolitico e l'età dei metalli. Sempre della Maiella orientale, nuovi settori attualmente studiati dal professor Tommaso Di Fraia e battuti dal professor Aurelio Manzi. Abbiamo rinvenuto, insomma, sono state rinvenute altre tracce di arte rupestre, e questo è il caso della pietra delle croci di Letto Palena, che si conferma essere come il primo masso erratico d'Abruzzo completamente istoriato, con una serie di croci, alcune datate all'età dei metalli e diverse altre invece rifunzionalizzate e riadattate alla cristiana a partire dal periodo medievale. Si è provato nel corso di questi anni
con appunto un approccio di studio particolarmente antropologico a definire un palinsesto figurativo, un repertorio figurativo dell'arte rupestre della Maglia, quindi a identificare le teorie più trattate dall'arte rupestre della Maiella, e si è cercato di definire anche un contesto cronologico di riferimento per queste pitture, quindi collocarle nel tempo e capire quanto realmente sono vecchie. Tra le teorie più importanti sicuramente vanno ricordate per l'arte rupestre abruzzese gli antropomorfi oranti, gli antropomorfi schematici affini, a copricapo ornato. È molto interessante, e questi sono aggiornamenti recentissimi, frutto dei recenti studi operati sia in Val di Sangro che nell'Alta Val Pescara, da chi vi parla e dal professor Tommaso Di Fraia, sono venute fuori nuove teorie e nuovi temi dell'arte rupestre. Molto interessanti sono i pesci incisi rinvenuti nella parete Manzi di Monte Lapiano, che oggi si conferma essere la parete incisa più estesa dell'Appennino abruzzese, e anche interessanti sono le impronte di mani rinvenute qualche anno fa a Pesco Sansonesco, impronte di mani in ocra rossa che sono attualmente in fase di studio. Come potete vedere, si è tentato di realizzare una serie di ipotesi sulla cronologia, sulla collocazione cronologica dei principali temi trattati dall'arte rupestre abruzzese. Ovviamente si è trattato di studi di datazione relativa ottenute mediante il metodo della comparazione, e quindi mediante un metodo che permette di comparare figure simili ma distanti dal punto di vista spaziale, quindi di metterle in associazione con manifestazioni artistiche simili a quelle abruzzesi ma rinvenute in altri contesti europei meglio datati, e appunto attraverso un altro metodo che è quello della sovrapposizione stratigrafica, e quindi si è cercato di teorizzare nel corso di questi decenni la collocazione cronologica di queste pitture, che possiamo vedere attestarsi tra una fase avanzata del Neolitico e l'età storica. Il progetto, il Maiella Rock Art Project, questo progetto che stiamo portando avanti appunto con Parco Maiella, ci ha posto davanti ad una serie di obiettivi. Analizzando il dato storico ci siamo resi conto che gli studi finora condotti in questa regione avevano praticamente alcune lacune sostanzialmente riferite a nuovi approcci integrati appunto legati alla metodologia formale dello studio dell'arte rupestre. Infatti mancavano archeologia del paesaggio, mancavano studi cronometrici. Infatti ad oggi non disponiamo per le pitture abruzzesi di nessun sito di alcuna datazione radiocarbonio, o comunque datazione di cronologia assoluta. Non c'erano ancora studi di carattere chimico-fisico sulle superfici dipinte, quindi non sapevamo, fatte alcune eccezioni per alcuni siti della Valle dell'Orta e della Val di Sangro, i contenuti dei pigmenti utilizzati per le pitture abruzzesi, e mancavano quasi completamente, fatta eccezione per lo studio di Tommaso Mattioli sull'arte rupestre dell'Appennino centrale, mancavano appunto studi che mettessero in confronto l'arte rupestre abruzzese con il contesto d'arte rupestre del Mediterraneo. E quindi il nostro progetto ha cercato di colmare, sta cercando anche quest'anno di colmare queste lacune, e questi sono i risultati preliminari che in parte abbiamo raggiunto
nell'anno passato, nel 2020, e che stiamo raggiungendo, che ci appunto prefiggiamo di raggiungere il prossimo anno. Intanto abbiamo cercato di elaborare modelli predittivi in ambiente GIS, perché la ricerca nel settore terrestre è archeologia del paesaggio. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di sintetizzare all'interno di particolari che analizzano i rapporti spaziali e le collocazioni geografiche tra i siti d'arte rupestre e i siti d'abitato. All'interno di questi software abbiamo cercato di ricostruire l'assetto antico del paesaggio al periodo nel quale erano state realizzate le pitture, per cercare di identificare nuove aree di interesse dall'alto potenziale archeologico. Potete vedere in questa cartina una serie di aree colorate in rosso, in arancione e in giallo. Questa è un'area della Maiella, okay, dell'area protetta del Parco Nazionale, dove questi studi hanno permesso di individuare aree simili per caratteristiche ai siti d'arte rupestre già noti, e quindi aree con un alto potenziale archeologico. Il nostro obiettivo per il 2021 è proprio esplorare queste aree indicate dalle analisi predittive elaborate in ambiente GIS, per validare la bontà e l'affidabilità di questi modelli al fine di individuare nuovi siti d'arte rupestre. Abbiamo poi cercato, visto che uno dei maggiori problemi nell'arte rupestre abruzzese era la mancanza di studi sulla caratterizzazione chimico-fisica dei pigmenti, abbiamo cercato di portare in altura, in situ, le nuove e più moderne tecnologie non invasive o microdistruttive per lo studio delle superfici dipinte. E potete vedere praticamente in questa diapositiva, da sinistra, alla vostra sinistra, a destra, il grado di dettaglio che siamo appunto in questo momento in grado di ottenere da un'analisi non distruttiva o microdistruttiva sulle superfici dipinte delle pitture rupestri abruzzesi. Da sinistra, ecco, potete vedere una foto tradizionale, potete vedere la stessa foto ulteriormente elaborata con software di potenziamento fotografico, di modellazione, e come la stessa superficie dipinta appare ad una presa di dettaglio con apparecchiatura ad alta risoluzione totalmente non invasive. E nella parte di destra della diapositiva, cosa siamo attualmente in grado di andare a realizzare sulle nostre pitture dipinte dell'arte rupestre abruzzese, per capire la composizione mineralogica e chimica delle pitture. Quindi in questo riquadro vedete una sezione sottile di una superficie dipinta pittura rupestre, e siamo anche in grado attualmente di poter capire la composizione chimico-fisica dei pigmenti semplicemente irradiando le superfici dipinte con strumenti non invasivi a raggi X, che attraverso l'analisi di alcuni spettri di luce sono in grado di indicarci le componenti e gli ingredienti principali delle pitture rupestri abruzzesi. Alcuni di questi studi non invasivi hanno già portato a identificare alcuni stati di conservazione critici dell'arte rupestre abruzzese, che sono stati presentati al 7° incontro annuale di Prestore e Protostore di Torino. Potete vedere qui lo stato di conservazione delle pitture rupestri del riparo di Pacento. Nella diapositiva da sinistra a destra, nella fascia superiore, potete vedere i rilievi del 69, i rilievi del 2007 e i rilievi del 2019 realizzati da me, e potete vedere il declino costante e il deterioramento delle superfici dipinte. E nella parte bassa della diapositiva, quanto
attualmente rimane invece quanto è ancora apprezzabile del pannello artistico, utilizzando alcuni software che permettono di recuperare la presenza di pigmenti attraverso l'alterazione dei fotogrammi. L'attività di ricerca per questo anno che verrà, appunto, è focalizzata sulla validazione dei modelli predittivi in ambienti e GIS, è focalizzata soprattutto sulla caratterizzazione chimico-fisica dei pigmenti, che ci permetterà di capire dove l'uomo della tarda preistoria abruzzese poteva andare a recuperare i suoi ingredienti, quindi capire anche quali tecnologie era in grado l'uomo preistorico di poter disporre per realizzare le pitture, e soprattutto con queste tecnologie saremo noi in grado, con questi strumenti non invasivi, di capire lo stato di conservazione e di alterazione delle superfici per poter magari progettare in futuro opere di recupero e di conservazione delle stesse pitture rupestri. E vorremmo proseguire attraverso non solo la modellazione tridimensionale, ma anche attraverso gli incontri anche online con gli interessati, un percorso di conservazione, valorizzazione e promozione culturale del patrimonio rupestre della Maiella, e farlo in Italia e all'estero. E concludo con questo, lasciatemelo dire, sicuramente questi appuntamenti come quello con Italia Nostra oggi ci aiutano nell'importante compito di incentivare la corretta fruizione del patrimonio delle terre alte abruzzesi, che senza la partecipazione di tutti è un patrimonio d'arte rupestre destinato, come quello delle terre alte, destinate presto a scomparire. Grazie a tutti. Grazie a te, Guido, per questo tuffo spazio-temporale che affido subito alle parole di Alessandro Sonzini, per vedere quali stimoli ci verranno adesso da lui e per parlarne poi insieme. Prego, Alessandro. Allora, direi che gli stimoli sono tanti. Intanto devo fare i miei complimenti a Guido, perché anche se quello che abbiamo visto è il risultato di una fase preliminare, mi sembra che la ricerca sia molto ben impostata, sia dal punto di vista del rigore metodologico che dal punto di vista scientifico. È interessante anche questa apertura a 360 gradi dal punto di vista del territorio che lui fa quando stabilisce dei collegamenti con l'area del Mediterraneo e con l'area balcanica. Mi interessa anche molto questo approfondimento che stanno facendo rispetto alle tecniche realizzative, e poi soprattutto è evidente il collegamento con un lavoro che mi sembra di aver capito ormai è cinquantennale, perché le prime pubblicazioni risalgono alla fine degli anni 60. Quindi mi sembra che ci siano tutti i presupposti per fare un lavoro molto molto originale. Io mi sono appuntato tre riflessioni mentre tu parlavi. Una prima riflessione riguarda, diciamo, il rapporto tra l'archeologia e tutti quei ritrovamenti che hanno a che fare con il tema della valenza artistica. Perché è chiaro che una cosa è ritrovare delle suppellettili, ritrovare del vasellame, ritrovare degli utensili, ritrovare uno scheletro. Una cosa invece è ritrovare opere d'arte, perché le prime sicuramente ci parlano prevalentemente dell'organizzazione sociale di una comunità, delle abitudini, dei costumi, del sistema economico. Le altre invece, come nel caso delle pitture rupestri, ci parlano invece del pensiero dell'uomo, cioè perché quest'uomo ha fatto queste pitture, qual era il pensiero che lo ha ispirato a dipingere in questi luoghi così impervi e qual era la concezione esistenziale che stava dietro questi graffiti, questi dipinti, e chi materialmente aveva titolo per realizzarli. Nel senso, era l'uomo qualunque,
era quello che passava davanti a queste grotte, era uno stregone, era uno sciamano. Quindi credo che quando l'archeologia si trovi davanti a questi temi che hanno a che fare col mondo del pensiero, debba soprattutto diciamo dare una risposta a queste domande, che sono domande diverse rispetto agli oggetti di utilità pratica. Tanto più che queste pitture che tu ci hai mostrato hanno a che fare con riti propiziatori, hanno a che fare con archetipi ancestrali, hanno a che fare col senso del religioso, hanno a che fare insomma con la sfera magica e misteriosa della vita dell'uomo. Quindi credo che quando l'archeologia affronta questi campi debba dare, e tu in parte lo hai accennato, e dico solo in parte perché probabilmente il fatto che la ricerca sia ancora in una fase preliminare non è arrivata a spingersi fino a questo punto, ma ha dovuto prediligere il censimento. Quindi credo che quando l'archeologia affronta queste tematiche debba sollecitare un po' la sfera emotiva di chi ascolta. È come quando io mi trovo di fronte a un quadro di Picasso che mi pone una serie di domande, di questioni. Tant'è vero che lo stesso Picasso, davanti ai disegni rupestri di Altamira, lui dichiara dopo Altamira tutto è decadenza, nel senso che secondo lui non si sarebbe potuto fare nient'altro di più bello rispetto a quello che aveva visto. E perché queste figure che tu ci hai mostrato, anche se sono schematiche, come appunto le hai definite, stilizzate, ci hanno però trasmettono una forza, un'energia, una vitalità che fa pensare a qualche cosa che va al di là di quello che ci appare. E quindi, ecco, io mi auguro che questa ricerca, nell'andare avanti, faccia emergere questa parte immateriale del lavoro. Un'altra questione mi ha colpito, che riguarda un po', diciamo, l'identità territoriale, che è una cosa che mi sta praticamente a cuore. È vero che i collegamenti con aree più ampie, come tu hai fatto, ci aiutano a capire le caratteristiche di questi nostri prodotti regionali. Però credo che, o almeno mi aspettavo, che sarebbero emersi dei tratti identitari più forti, perché a un certo punto ho avuto quasi la sensazione, più che dalle immagini, dai ragionamenti che hai fatto, o forse ho sbagliato, ho colto male, che ci fosse come una sorta di, come posso dire, di globalizzazione ante litteram della pittura rupestre, come se questo aver accomunato queste nostre pitture a tutta un'altra serie di opere in giro per il Mediterraneo identificasse un'omologazione di linguaggio. Invece io penso che i territori esprimono sempre delle forti identità, e quindi anche qua, in un proseguio della ricerca, credo che sarebbe utile sottolineare più che l'aspetto analogico, il tratto distintivo. E quando dico analogico mi riferisco alle analogie con altre situazioni. Poi una terza riflessione che riguarda le tecnologie digitali. Tu hai detto molto chiaramente che avete cominciato a utilizzare queste tecnologie soprattutto per fare una lettura e un'indagine non invasiva di queste opere. E mi sembra il primo accorgimento da avere, perché al danno che naturalmente fa il tempo rispetto a questi dipinti, c'è anche il danno da indagine se non viene condotta con le tecnologie giuste. Però mi hai fatto pensare anche a quelle tecnologie digitali che non servono solo per tutelare e comprendere meglio. Infatti l'uso non della macchina fotografica ma di attrezzi speciali hanno fatto emergere degli aspetti che né a occhio nudo
e né con la macchina fotografica si potrebbero far emergere. Ma direi di più, che l'uso di queste tecnologie oggi soprattutto ci consentirebbero anche di fare una, come posso dire, una narrazione di questi ritrovamenti, che rientrano nella finalità che tu indicavi nella ricerca, che non è solamente quello della tutela, della salvaguardia, ma è quello della promozione, della diffusione, della divulgazione di queste opere. E oggi queste tecnologie digitali sono straordinarie, perché mescolando reale con virtuale ci consentono di fare delle ricostruzioni che ci fanno rivivere i momenti in cui questi uomini hanno espresso questi pensieri. E quindi, non so, a me è rimasta impressa alcune sequenze di una trasmissione che ha fatto Alberto Angela sulla eruzione del Vesuvio. Qualche mese fa ho visto questa trasmissione, dove l'utilizzo delle tecnologie non è servito solo per documentare l'eruzione, cosa che si sarebbe potuta fare con un normale filmato o con una serie di suggestive fotografie, ma ci ha fatto capire anche le sensazioni, le paure, l'angoscia che la gente di Pompei ha vissuto i giorni prima dell'eruzione. E questo grazie appunto a questa capacità ormai di mischiare i linguaggi virtuali e i linguaggi reali. Quindi ecco, se mi posso permettere un suggerimento, e provare magari a prendere, non aspettare che la ricerca finisca, ma prendere un campione, quello più significativo magari delle opere che sono state rinvenute, e provare a costruirci un racconto. E anche perché non ci scordiamo che queste opere stanno in siti impervi, quindi accessibili a pochissime persone, e questo diventerebbe un limite se non ci fosse una narrazione popolare, tra virgolette, cioè una narrazione accessibile ai tanti. E siccome mi sembra che questo patrimonio è straordinario, io assolutamente non lo conoscevo, un giorno andando in giro con una guida vedo che caccia dallo zaino una borraccetta, spruzza dell'acqua su una roccia e all'improvviso, miracolosamente, compare una figura, un disegnino. E non so se è corretta questa operazione che lui ha fatto o se è un danno, però ecco, c'è la necessità di dimostrarle queste cose senza fare danni. E quindi, ecco, riassumendo, e non vado avanti così non tolgo tempo a chi vuole farti delle domande, ecco, lavorerei su questi tre aspetti, cioè sul pensiero che sta dietro questi dipinti e che sta in genere dietro le opere d'arte, sulla necessità di individuare i tratti distintivi più che analogici e sull'uso determinante delle tecnologie informatiche attuali. Comunque, complimenti di nuovo, stai facendo un lavoro straordinario. Grazie. Alessandro, io, se mi permetto, giusto una piccola risposta per ogni punto che hai dato, giusto per chiudere, per replicare. Finora gli studi scusami, perdonami, però magari ti do altri elementi, perché intanto sì, forse sì. Così poi magari fai tutto alla fine, no? Esatto, perché, va bene, io nel frattempo sto parlando. Perché diciamo c'è il professor Tammaro che chiede, vorrebbe sapere se sono state rinvenute oltre a quelle dei pesci altre figure di animali, e c'è Alessia D'Angelo che chiede se è stata rinvenuta qualche immagine fra virgolette sull'architettura o su elementi architettonici ovviamente contestualizzati. Ecco, adesso forse interviene Massimo, di modo che tu puoi fare poi una sintesi rispondendo a tutto. Massimo, prego. Perché Claudio si preoccupa dell'economia e di darti la possibilità di rispondere a tutti.
No, io aggiungo proprio solo un concetto. Intanto mi compiaccio veramente per la relazione e anche per gli stimoli di Sandro, che sono molto, li trovo molto pertinenti. Mi ha molto stupito questa applicazione così significativa di nuove tecnologie, insomma, a un campo che noi consideriamo, insomma, diciamo delle scienze, come devo dire, umane, un po' polverose, insomma, e questo è un approccio che veramente, lo diceva Sandro, può permettere di divulgare, di far conoscere, di rappresentare in maniera efficace, di far appassionare anche un pubblico vasto. Vorrei dire che mi viene in mente il libro di Michel Foucault, insomma, Archeologia del sapere, cioè l'archeologia come metodo per conoscere se stessi, insomma. E anche l'archeologia è una narrazione, noi stiamo narrando a noi stessi una versione del nostro passato, cioè non siamo mai neutrali, siamo dentro sempre il flusso della storia. È quello che tu ci hai raccontato anche con questo aggiornamento, con questo affinamento sempre maggiore dell'approccio, che poi ci dispiega anche una grande prospettiva di ricerca, mi sembra che confermi questo, insomma. Io veramente mi fermo qui, dobbiamo tornarci, perché questa è un'ulteriore conferma che dalla nostra montagna viene la nostra identità e anche un patrimonio di opportunità, di conoscenze, di cultura che veramente possiamo esportare in tutto il mondo. Mi fermo qui e ringrazio e do spazio a chi ha le domande. Prego Guido. Allora io intanto vi ringrazio per le belle domande e sarò brevissimo perché so che i tempi sono molto concentrati. Allora ho segnato le domande. Chi fa queste pitture? Il tema sull'analogia, le tecnologie digitali, sono altre figure animali o di altra tipologia rappresentate nell'arte rupestre abruzzese? E se esistono delle figure dipinte o incise anche su elementi architettonici, magari probabilmente anche di monumenti successivi. Sarò brevissimo. Allora, i 60 anni di studio sull'arte rupestre con l'approccio antropologico e etnografico indicano una chiara via, una chiave di lettura molto chiara su chi ha realizzato le nostre pitture. Probabilmente sono pochi individui che l'hanno realizzata, soprattutto nella tarda preistoria, per scopi rituali. Le figure che sono state rappresentate sono figure spesso sciamaniche, okay? Oppure sono figure di individui con copricapi ornati, quindi soggetti principali che svolgono un rito o singolo o collettivo, come nel caso di Pacentro, delle pitture di Pacentro o di Rayan. A chi sono destinate? Probabilmente sono destinate ad un nucleo ristretto di utenti, perché sono rappresentate in posti impervi, inaccessibili e che hanno la capacità di contenere un ristrettissimo numero di persone. Ok? E quindi abbiamo probabilmente con questa piccola ricostruzione dato qualche elemento in più sulla domanda chi fa queste pitture nell'antichità. Le analogie. Ci sono dei distinguo particolari che fanno emergere l'arte rupestre abruzzese come un'arte a sé stante, soprattutto riguardo le tecnologie di produzione dell'arte figurativa. E in Abruzzo la stragrande maggioranza di figure sono pitture in pigmento rosso, come in Puglia, che questa particolarità differenzia le pitture rupestri abruzzesi adriatiche dal resto delle pitture della dorsale appenninica, ma è chiaro che ci sono degli elementi principali di riferimento che ispirano l'arte rupestre del Mediterraneo a partire dal periodo neolitico, e sono appunto le correnti dell'astrattismo e dello schematismo.
Probabilmente dagli studi più recenti sta emergendo una particolare propensione, o comunque questi studi stanno facendo emergere un numero abbastanza considerevole di antropomorfi schematici cruciformi rispetto al resto delle altre teorie praticate in Abruzzo, ma è ancora da vedere. Credo di aver risposto anche alla domanda sull'analogia. Le tecnologie digitali che stiamo utilizzando in Maiella ci permettono di realizzare anche dei modelli tridimensionali e alla fine di questo enorme lavoro saremo in grado di poter proporre anche modelli tridimensionali dei siti d'arte rupestre abruzzesi, quelli più inaccessibili o quelli che si trovano in condizioni conservative un po' più critiche, che comunque possiamo restituire ad una fruizione, ad una valorizzazione a impatto zero e soprattutto a portata di tutti. Ed è questo l'obiettivo a cui tendiamo insieme ai partner di questo progetto. Sono stati rappresentati altri zoomorfi non solo pesci ma anche cavalieri a cavallo, ma queste pitture, queste raffigurazioni sono un po' più tardi rispetto all'arte della tarda preistoria, rispetto all'arte neolitica. Abbiamo esempi di cavalieri a cavallo dell'età del ferro e soprattutto dell'età medievale e rinascimentale che si trovano sulla Maiella, e sì, ci sono diverse figure incise o dipinte sugli architravi delle nostre chiese medievali. Anche lì si potrebbe parlare di arte incisa. Sono figure riconducibili anche all'arte schematica, ok, ma sono di un'altra tipologia che attualmente è difficile da inquadrare nel tema dell'arte rupestre. Perfetto. Ok. Massimo, per me è stata veramente una serata ricca e ringrazio tutti quelli che hanno parlato e quelli che hanno ascoltato. Un appuntamento in presenza appena potremo, perché veramente assolutamente parlare di queste cose anche con dialogicamente, e comunque per un approfondimento anche in corso d'anno ci terremo in contatto. Grazie a tutti, grazie Sandro, grazie Guido. Grazie a voi. Con molto piacere, io ringrazio tutti e mi dichiaro disponibile appena le condizioni lo consentiranno per una passeggiata insieme alla scoperta del nostro patrimonio d'arte rupestre. Okay? Grazie. Buonasera a tutti. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie mille. Continuate a seguirci. Grazie. Appuntamento fra un po', per l'assemblea. Ciao.